AC Milan! Finalmente, ragazzi! Finalmente portiamo a casa i 3 punti. Milan Spal finita 2-1 per noi. Ragazzi, io cosa vi ho detto negli altri video? Per vincere contro la Spal di Semplici bisogna giocare Semplici. vabbè, dai. Ragazzi, oggi ci stanno le battute, ci stanno anche le battute per iniziare così il video. Allora, felici ragazzi, contenti, finalmente sono felice, sono contento, soprattutto così posso ridere e essere contento senza che qualcuno mi scriva: ma Lollo, ridi sempre. Sì, rido quando perdiamo e rido anche quando vinciamo, perché io sono fatto così di natura. Ragazzi, allora, partita che, come vi avevo detto nel video per partita, che tra l'altro è andato benissimo, saluto tutti i 300 che si sono iscritti dall'ultimo video. Ragazzi, partita che andava assolutamente vinta, quindi sono molto molto felice di questo risultato. Andiamo adesso più o meno, ad analizzarla tutta dall'inizio alla fine. Parleremo dei migliori, del peggiore, della prestazione di Gattuso. Faremo anche tutte le pagelle di tutti i giocatori scesi in campo. Ma però prima volevo dirvi una cosa. Allora, come sempre un attimo di prefazione. Bisogna che ci capiamo un attimo, tifosi milanisti. Oggi continuo a tirare i pugni al microfono. Bisogna che ci capiamo un attimo, tifosi milanisti. Se perdiamo, la colpa è di Gattuso. Se vinciamo, il merito è della squadra. Allora ragazzi, qua bisogna che facciamo un attimo pace. Bisogna che facciamo un attimo pace con noi stessi. Quindi, se perdiamo, perdiamo per colpa di Gattuso e perdiamo per colpa della squadra. E se vinciamo, vinciamo per merito di Gattuso e per merito della squadra. Perché questa cosa di andare sempre comunque contro qualcuno, contro Elliot, contro Maldini, contro Leonardo, contro chi cacchio volete voi, sta diventando abbastanza stucchevole. Il mio punto di vista è questo. Bisogna sempre tifare Milan, bisogna sempre tenere alta la bandiera del Milan, ma bisogna dare i meriti ai giocatori e a Leonardo e a Gattuso, che quando fanno bene, ragazzi. Dopo la partita di ieri io ho letto critiche a Higuain. Ragazzi, Higuain andava criticato quando non correva e non si impegnava, e io sono stato il primo nel video a criticarlo. Ma nella partita di ieri, oltre ad aver fatto il gol vittoria, che cacchio deve fare? Si deve mettere una scopa nel culo e... ho detto culo, non devo dirlo. Si deve mettere una scopa nel sedere e deve ramazzare la stanza. Questa è una citazione, vediamo chi la indovina. L'avevo fatto già una volta in una live, vediamo di voi chi indovina questa citazione. Ragazzi, allora, prima di andare avanti, lo sapete, pollice in su al video e iscrizione al canale. Niente, ma la cosa più importante la sapete. 1, 2, 3, sigla! Allora. Oh, tutto quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto. Adesso abbiamo i nostri bei minuti per stare tranquilli e per fare tutto nel modo corretto. Allora ragazzi, partiamo con quella che è la formazione che è scesa in campo. Lo so cosa state dicendo dall'altra parte. Lollo, ma è vero che Muriel viene al Milan? Allora ragazzi, Muriel, prima di parlare della partita parliamo di Muriel, perché ancora prima che facessi il video, visto che me l'avete scritto in tanti. Allora, Muriel dovrebbe venire al Milan con un prestito di 500.000 euro, quindi per noi sono tantissimi soldi, sono 3 case. Invece diciamo che per loro 500.000 euro è niente, quindi viene al Milan per una cifra molto molto irrisoria. È un riscatto non obbligatorio, quindi un possibile riscatto da parte del Milan a 13 milioni di euro. Quindi diciamo una cifra che, vabbè, niente, è quello che è. Il prestito è veramente una cifra ridicola. Molti hanno criticato questa cosa dicendo: ma Muriel è grasso. Sì ragazzi, l'abbiamo visto, Muriel l'abbiamo visto in tante foto ultimamente. Muriel è molto molto ingrassato. Anch'io sono ingrassato ragazzi, ma ciò non può... Avrà mangiato i panettoni a Natale. Vabbè ragazzi, dai, Muriel non lo so, vediamo poi cosa succede, perché se stiamo a ascoltare i giornali IDM, anche Quagliarella era già sicuro che veniva al Milan e invece poi non è venuto. Anche Ibra, no? Sicuro Ibra, anche noi abbiamo fatto il video, no? Arriva Ibra, sicuro, 70% arriva Ibra, poi Ibra non è venuto. Quindi anche in questa cosa, arriva Muriel, 70%, 100% sicuro Muriel, vediamo, ragazzi, stiamo calmi e vediamo cosa succede. Veniamo a quella che è stata la partita di ieri. Allora ragazzi, partita che mi ha fatto molto felice, perché come già vi avevo detto, è stata una partita che noi dovevamo vincere e che abbiamo portato a casa. Era importante per chiudere il girone di andata a 31 punti. E tra l'altro, aprite, faccio come Ronaldo quando segnò quel derby, con la faccia così. Aprite bene le orecchie. Il Milan, con una rosa nettamente superiore a quella degli ultimi 5-6 anni, ha chiuso l'anno solare 2018 con la miglior media punti di tutti i 6 anni precedenti. Cosa che DAZN aveva sbagliato a riportare, però poi ho corretto, vabbè, lunga storia.
Quindi cosa vuol dire? Che Gattuso, da quando ha preso il Milan, ha fatto la miglior media punti degli ultimi 6 anni a questa parte, nell'anno solare, non anno calcistico, ma nell'anno solare. Quindi questa cosa, quando qualcuno, me incluso, andiamo a criticare Gattuso dicendo che deve abbandonare la AC Milan, scarsissimo, magari è una cosa che dovremmo anche prendere in considerazione. Attenzione, non sto salvando Gattuso, perché già lo so che siete lì già, che state metti like al video e iscriviti al canale, ti vedo che non ti iscrivi al canale. So già che lì che state scrivendo, ma lo stai difendendo Gattuso. No, non sto difendendo Gattuso, sto facendo semplicemente presente che quando dobbiamo andare a dare dei giudizi definitivi su quelle che è il Gattuso allenatore, vanno prese anche in considerazione queste cose. E questo dato che vi ho dato, del fatto che Gattuso abbia fatto la miglior media punti da 6 anni a questa parte, secondo me è una cosa che bisognerebbe prendere in considerazione. Allora, veniamo a quello che sono migliore e peggiore in campo, il giudizio di Gattuso e di tutti i giocatori. Allora, partiamo dall'allenatore. Stiamo parlando di lui, partiamo da lui. Gennaro Gattuso, voto 6,5, mette la squadra in campo. Finalmente abbiamo visto una cosa che non avevamo visto fino ad oggi. Siccome non la vediamo, mi metto sugli occhiali. Se no, non è vera una mera scusa, perché sennò non leggevo il voto che gli avevo dato sui miei appunti. Gattuso 6,5, confermo il 6,5. Abbiamo visto la squadra giocare in un modo in cui non avevamo ancora visto. Cioè, avevamo visto un Milan giocare male, un Milan giocare benino, ma non avevamo mai visto un Milan giocare con le palle. Il Milan di oggi è stato un Milan che ha giocato con le palle. Quando era il momento di entrare in campo, fare i cattivi con la bava alla bocca, siamo entrati cattivi con la bava alla bocca. Quindi il mio voto alto a Gennaro Rino Gattuso va per questo. L'abbiamo ucciso, e tra l'altro in questa partita qua ci sono 2 o 3 giocatori che abbiamo ucciso per tanto tempo, ma che ieri hanno tirato fuori le balle. Questa cosa ovviamente non è casuale. Cioè, se i giocatori, comunque tutta la squadra nel loro complesso, fanno una prestazione di carattere, perché vuol dire che qualcuno li ha caricati. E non è che li ha caricati mio papà o io che ero lì sul divano a vedere la partita ieri. Li ha caricati Gennaro Rino Gattuso. Quindi il voto alto di Gennaro Rino Gattuso è dato proprio a questo. Il migliore in campo. Allora, i 2 migliori in campo, ero un po' indeciso in realtà. Adesso speriamo che senza occhiali ci veda bene. Ero un po' indeciso, ragazzi, a chi dare i migliori in campo. Comunque alla fine ho deciso di dare i migliori in campo a Donnarumma, perché senza di lui la partita sicuramente non l'avremmo portata a casa. E l'altro migliore in campo è anche Zapata ha giocato bene. L'altro migliore in campo è stato Bakayoko. Allora, però partiamo dal migliore in campo. Donnarumma, voto 7, scusate, quindi a Donnarumma ho dato voto 7. Perché gli ho dato questo risultato, questo voto così alto? Perché il risultato è stato condizionato da quella che è stata la sua parata, ragazzi. Se Gigio Donnarumma, mister 6 milioni di euro, ieri non fa quella parata, noi la partita non la vinciamo, ragazzi, noi la partita non la vinciamo, perché comunque ha fatto una parata che ha salvato praticamente, ha fatto il risultato, e quindi avremmo pareggiato se non avesse fatto quella parata. Quindi questo è quello che io vi dico sempre da febbraio. Chi mi segue da febbraio sa che io continuavo a dirvi: ragazzi, se noi paghiamo 6 milioni di euro a Donnarumma, ci aspettiamo che faccia delle prestazioni da 6 milioni di euro. E quella di ieri è stata una parata da 6 milioni di euro. Perché se tu fai quelle parate, e lo stesso discorso vale dopo per il Pipa, se tu fai queste parate o fai gol nel caso del Pipa, vuol dire che giustifichi il tuo stipendio da 6 o 8 10 milioni di euro, perché il Milan può andare in Europa League, in Champions League, scusate, no, in Europa League no, si può andare in Champions League. Quindi se tu riesci a portare il Milan in Champions League, il tuo stipendio da 6 milioni di euro di Gigio Donnarumma è giustificato. E lui era il migliore in campo. Peggiore in campo, domani lo do, oggi, della partita di ieri, lo do a Suso. Suso, ma non perché nel complesso abbia giocato male, anche se nel complesso ha giocato male, ma perché si è preso la doppia ammonizione, a Milano si dice da ciula, da pirla, si è preso la doppia ammonizione che fa sì che non potrà giocare alla Supercoppa con la Juve. Cioè, adesso, Suso, io ti voglio bene, ma porca vacca, sei uno dei 2 giocatori che fa la differenza al Milan, e hai fatto la cazzata di prenderti la doppia ammonizione, hai preso l'espulsione, sei uscito e non ci sei in Supercoppa. Cioè, fossi io comunque Gennaro Gattuso, io mi incazzerei un po' con te, ragazzi. Poi scusate, ho detto un po' troppe parolacce in questo video, mi scuso per i bambini che sono, per i bambini che stanno guardando questo video. Detto questo, Suso, ti meriti il 5, anche 4,5, perché non è ammissibile che un professionista, anche se
sotto sforzo, anche se nel massimo dell'impegno arrivi a fare una cosa del genere. Quindi voto 5 e basta. Poi partiamo con siamo già andati lunghissimi. Allora, Abate, voto 6. Ha fatto la sua partita, né più né meno. Centrale di difesa, Zapata, molto molto bene. Sta facendo probabilmente Zapata la miglior stagione che è da quando è al Milan. Romagnoli, voto 5 e mezzo. Io ho visto 6 e mezzo, una roba del genere. Io ho visto che tanti giornali, la Gazzetta, l'hanno incolpato per il gol. Vabbè ragazzi, ok, fa girare Pignatone perché abbiamo preso il gol. Però in realtà ragazzi, il nostro capitano era lì, gliel'ha tirata addosso e la palla è andata. Come si fa a incolparlo per una roba del genere? Anche se, premetto e lo ridico, ha sbagliato quel movimento lì facendo girare Pignatone. Riccardo Fiorello Rodriguez, dall'altra parte, terzino di sinistra, molto bene, anche lui in crescendo. Ieri in realtà ha spinto un po' meno del solito, però molto molto bene. Gemelli Piselloni, ragazzi, che sì, voto 6. Ieri ha fatto una partita un po' distratta, ma in realtà il vero crack fino adesso della nostra stagione è Bakayo Kozo, ragazzi. Bakayo Kozo con voto 6 e mezzo, 7. Infatti era anche lui uno di quelli cui volevo dare, come vi ho detto prima, volevo dare il migliore in campo. Bakayo Kozo, voto 6 e mezzo, 7. Ha fatto una partita mostruosa. Ragazzi, ha fatto una partita mostruosa ieri. Recupero palla, di testa, insomma, le ha prese tutte lui. Adesso vorrei dedicargli un po' di tempo, ma abbiamo già sforato tantissimo con i minuti e quindi non posso farlo. Però vabbè, Bakayo Kozo, voto 6 e mezzo. Magari ne parleremo bene in un altro video domani o dopodomani. Çalhanoğlu, voto 6. Ragazzi, Çalhanoğlu sta uscendo dalla cripta. Çalhanoğlu sta iniziando a togliersi le ragnatele dalla faccia, e lì così che sta come il famoso meme. Sta uscendo dalla cripta e speriamo che da qua in poi torni ai suoi livelli, quelli dell'anno scorso. Higuain, il mio Pipa, voto 6 e mezzo. Finalmente ragazzi, finalmente il Pipa in sacca. Il Pipa ci fa vincere una partita ed è quello che noi chiediamo dal nostro Pipa. Pipa, noi non ti chiediamo niente di speciale, ti chiediamo semplicemente di fare quello per cui ti abbiamo comprato: portarci in Champions League. Attaccante di sinistra, Castiglieco, buonissimo gol. Fin quando c'è stato fisicamente ha fatto la differenza. Poi è scoppiato ragazzi, poi è clamorosamente scoppiato Castiglieco. Quindi niente, 6 e mezzo, perché poi è scoppiato fisicamente. I subentrati in questa partita sono 3. Abbiamo Calabria, voto 6 e mezzo, è entrato bene, ci ha messo Verve. Il nostro Cutro è entrato normale, 6. E poi abbiamo Candeggina Borini, che è entrato, magari ha giocato la sua ultima partita nella AC Milan. Non lo so, ma me lo auguro. Di Muriel abbiamo già parlato, poi vediamo un attimo cose che mi ero segnato. I giornalai per la nostra nuova trasmissione, le balle quotidiane dei giornalai, oggi abbiamo André Silva, andrà a Real Madrid o la Juve. Ragazzi, non fatevi non fatevi fregare da queste cose. Poi avevo altre cose da dirvi. Volevo parlarvi, abbiamo già sforato, abbiamo fatto forse il video più lungo della storia del canale. Il Milan pare che chiederà uno sconto sul riscatto di Bakayo Kozo, che è di 35 milioni di euro. Nell'ultimo video vi avevo chiesto: ragazzi, ma voi a 35 milioni vedete in giro qualcosa di meglio rispetto a Bakayo Kozo? Vedo che tanti mi avete detto sì oppure no. Il mio punto di vista, che l'altra volta avevo evitato di dirvi, è che a 35 milioni di euro, se il Bakayo Kozo che sta giocando adesso si conferma ancora il Bakayo Kozo, cioè se continua a questi livelli dove sta giocando adesso, ragazzi, sarà molto molto difficile trovare un giocatore con le sue caratteristiche. E vi dirò una cosa: tra Frank the Tank che sì e un Bakayo Kozo che gioca come sta giocando, Frank the Tank che sì è lui quello dei vendere dei due, paradossalmente, perché comunque se andiamo a vedere, Bakayo Kozo ha qualità tecnica e intelligenza calcistica, cosa che ogni tanto Frank the Tank che sì non ha. Prossime partite, ragazzi, prossime partite, andiamo a giocarci la Supercoppa con la Juve, giochiamo in Coppa Italia con la Samp, anzi Samp Milan, e poi abbiamo la prima di campionato con il Genoa. Avremo tempo e ore di video per parlare di questa cosa. Ragazzi, adesso vi saluto, abbiamo fatto il video più lungo del canale, siamo arrivati quasi a 15 minuti.
Detto questo, ragazzi, lo sapete, come sempre vi dico, pollice in su a questo video, iscrizione al canale e niente, ragazzi, grazie grazissimo per tutte le 200-300 persone, non mi ricordo neanche quanti sono iscritte da una settimana a questa parte. Stiamo facendo passi da gigante con il canale, la cosa mi fa molto piacere, perché vuol dire che vi piace seguire. Io ci metto tutto l'impegno che posso, la qualità che posso nei video che vedete, quindi niente. Ragazzi, niente, un saluto, un abbraccio, vada via il Kiel Inter e niente, ragazzi, forza Milan sempre nel cuore. Buon anno, non so se ci facciamo un altro video prima di fine dell'anno. Beh, nel caso, buon anno a tutti, buon forza Milan per il 2019. Ciao ragazzi, ciao!